Ciao Marcello, ciao gli amici di Topland. Oggi video unico per voi e per il mio canale, quindi saluto anche gli amici del mio canale Fuori Rosa TV. E niente, abbiamo eliminato il Barcellona, ragazzi. Abbiamo eliminato il Barcellona. Una prestazione superba difensiva. Abbiamo concesso sicuramente delle palle gol al Barcellona perché si giocava al Camp Nou, perché il Barcellona è forte, ma abbiamo preso 0 gol in 2 partite. Io non ho in testa l'Albo d'Oro e le statistiche. Mi piacerebbe sapere quanti anni era che il Barcellona, Club do Futebol, faceva 0 gol in 2 partite tra andata e ritorno. Io penso che tra le coppe saranno almeno 15 anni che non faceva almeno un gol tra andata e ritorno. Sicuramente, guarda, ma sono convinto di questo. Erano anni che non vedevo una squadra non far 2 gol al Barcellona, neppure quest'anno che il Barcellona magari è vero, è un po' calato, ma la forza di questa Juve è stata incredibile, una prova di forza stratosferica. All'andata abbiamo messo sigillo e al ritorno abbiamo addirittura, anzi addirittura io tifoso bianconero, ho leggermente addirittura l'amaro in bocca perché questa partita si poteva vincere al Camp Nou, si poteva vincere perché abbiamo dimostrato di essere superiori a loro. E quindi sono fiducioso, adesso vedremo il sorteggio cosa dirà nelle semifinali. Intanto andiamo a fare compagnia all'Atletico, al Real e al Monaco. Siamo noi quattro sul trono d'Europa. Peccato, abbiamo il gioco pe peggiore d'Italia, peggiore del mondo, mentre qualcun altro ha il gioco più bello d'Italia e saluta clamorosamente l'Europa agli ottavi e non ha mai disputato in vita sua un ottavo di finale. Noi ci siamo. E chi sperava nella remontata? Eh beh, ragazzi, rosicheranno ancora per molto, molto tempo. Noi in semifinale ci siamo. Ci siamo, non dobbiamo montarci la testa perché dobbiamo comunque rimanere partita dopo partita. Sicuramente però questo pareggio al Camp Nou e queste 2 partite con 0 gol subite al Camp Nou ci deve dare la consapevolezza che questa squadra sa giocare ma sa anche soffrire. Unica pecca, se dobbiamo trovarne una in queste 2 partite, oggi si poteva fare il gol. Oggi si poteva fare il gol perché abbiamo avuto le occasioni per fare gol. Non l'abbiamo fatto, pazienza, va bene così. Passiamo il turno e chi se ne frega poi alla fine della vittoria. L'importante, come detto, era passare il turno. Grande prova di tutti, grande prova di tutti. Qualcuno magari un pochino più sottotono di altri, ma l'attenzione e la forza che ha messo questa squadra è stata strepitosa. Strepitosa. Non ci siamo fatti intimorire neanche dai 100.000 del Camp Nou. E con Allegri, posso dirlo, abbiamo buttato fuori il Real Madrid al Bernabeu. Ce la siamo giocata alla pari col Monaco, col Bayern Monaco all'Allianz Arena. Abbiamo buttato fuori il Barcellona, probabilmente la squadra più forte di questi ultimi 15 anni, al Camp Nou. Ne abbiamo fatti di tutti i colori, quindi veramente complimenti a tutto il gruppo, a tutti i ragazzi e al nostro mister. A me non resta più nient'altro che adesso vado un po' a festeggiare, a rilassarmi perché è stata una partita che è durata una settimana, è durata perché tutte le polemiche che hanno fatto, una settimana che sento parlare di remontada, di 3 gol in 5 minuti, il gol del Camp Nou, il gol di questo. Lui si arriga, ma è giustamente allenato Nainggolan, è abituato anche lui a parlare prima di giocare le partite. Noi parliamo con i fatti e i fatti dicono che siamo in semifinale. Al prossimo video, ragazzi, fino alla fine, forza Juve, siamo in semifinale. Ciao!